Va bene, signor Mourad della Camera di Commercio tunisino-italiana, ci ha parlato della rivoluzione tunisina che aumenterà le possibilità di relazioni fra i due paesi e in particolare per quanto ci riguarda la Sardegna. La Tunisia è un paese giovane, sono molti giovani, è un paese che creativo, che vuole recuperare anche antiche relazioni che ha con l'Italia da sempre, ricordiamo appunto con quanto era forte il rapporto anche con Cartagine. Però parliamo adesso dell'attualità, quali sono le prospettive di sviluppo delle nostre relazioni? Boh, per l'attualità siamo ottimisti. Quindi siamo passati da un periodo che era molto duro, mese di gennaio, febbraio erano veramente difficili da vivere. Fortunatamente, come ho detto prima, c'è un'amministrazione che funziona in Tunisia, quindi al forte momento della rivoluzione la luce ha continuato a essere fornita, l'acqua, gli stipendi dei funzionari sono stati pagati, quindi questo prova che la Tunisia ha una base che funziona, un'amministrazione valida. Sicuramente l'abbiamo avuto dal tempo della colonizzazione francese e è stata adattata e modernizzata. E quindi per questo che rimaniamo in fiducia, in totale fiducia nel futuro, perché era una rivoluzione ma non ha cambiato molto il tunisino nel suo pensiero, era solamente per fare uscire un regime che era in totale disfasaggio con la mentalità tunisina, che è una mentalità moderna, aperta sul suo ambiente mediterraneo, che vuole avere quindi avanzata nel futuro, e era un regime molto duro, poliziesco, e quindi questo non era più accettabile dai tunisini, e per questo che hanno iniziato questa rivoluzione e l'abbiamo trasmessa agli altri paesi. Speriamo che finirà bene per come la Libia, per la Siria. In ogni caso, per l'Italia penso che questo darà più fiducia negli italiani, perché io conosco bene gli imprenditori italiani e tra volte fanno la scelta fra la Tunisia e altri paesi come la Romania, come l'Albania, e finalmente scegliono la Romania o l'Albania perché hanno più fiducia nella democrazia, nel sistema di governanza. Quindi adesso non c'è più questo motivo di esclusione della Tunisia e sicuramente saremo sul stesso piede di ugualità con questi paesi europei, perché la Tunisia non manca niente per essere un paese o di investimento o di partenariato commerciale. C'è la vicinanza, siamo a un'ora, un po' più di un'ora da Roma, a 30 minuti da Palermo e da Cagliari. Speriamo di avere una linea aerea tra Tunisi e Cagliari, perché è un po' fastidioso tramite Roma, ma sicuramente che ci sarà molto da fare per sviluppare le relazioni con la Sardegna. Penso che, secondo che ho visto la prima volta che visito Sardegna, non è molto differente tramite con Hammamet o con Tunisi, stesso paesaggio, stesse mentalità. La Sardegna non fa parte sud Italia, non fa parte del nord, quindi un mistura, quindi che può dare vantaggi per l'investimento in Tunisia, per crescere queste relazioni, soprattutto che prima era la Francia che era privilegiata dal governo tunisino, okay? Ci sono dei rapporti molto vecchi, storici, e adesso penso che in totale libertà la persona che dà il migliore di se stessa avrà l'ultima parola, e perché no, quindi per la Sardegna o per...
Sì. Indubbiamente i trasporti facilitano i rapporti. Lei diceva, sì, ma è auspicabile che ci sia per esempio una linea diretta Cagliari-Tunisi, in mezz'ora si potrebbe arrivare, così come i trasporti navali potrebbero essere migliorati. Che proposta fa gli imprenditori italiani, che già sono numerosi, ma quale tipo di proposta fa la Tunisia agli imprenditori italiani e quelli che, per quanto ci riguarda, anche i sardi, perché si insediano la loro attività in Tunisia, o viceversa, la possibilità che diciamo, imprese tunisine collabori e anche si insediano in Sardegna, per esempio? C'è una cosa che dà una grande facilitazione: la lingua. Tanti tunisini parlano la lingua italiana, okay? Quindi questo all'inizio, quando l'italiano arriva in Tunisia, ha paura perché crede che o l'arabo o il francese solamente sono parlati, ma al fine scopre che tanti tunisini parlano l'italiano e quindi si senta in fiducia, perché non ha il tempo per imparare il francese, quindi è più comodo di trovare di gente che parlano l'italiano, quindi già questo è un grande punto positivo. Il secondo punto è che per l'italiano che viene in Tunisia per fare gli affari, per vendere qualcosa o comprare o investire, si sente in fiducia perché il tunisino si comporta di una maniera neutra con l'italiano. Non c'è questo passivo di colonialismo, quindi è un rapporto neutro, è anche, diciamo, un rapporto di rapporti privilegiati, perché per la vostra informazione la prima televisione estera a essere diffusa in Tunisia era la Rai 1, okay? Prima delle TV francesi, quindi abbiamo avuto una conoscenza di che cosa si passa in Italia, dell'informazione, del football, della politica, seguiamo sempre le crisi nel governo italiano, siamo informati di che cosa si passa in Italia, e quindi quando l'italiano viene in Tunisia rapidamente c'è questo contatto di discussione di... Giovani tunisini potrebbero studiare di più in Italia, e viceversa anche gli italiani essere più presenti nelle università o nelle scuole tunisine? Sicuro, già in Tunisia abbiamo una università di lingue estere, e ogni anno durante i 3 mesi di estate ci sono tanti italiani che vengono a studiare l'arabo. Quindi questo è veramente un bello programma. E viceversa abbiamo dei tunisini che vanno a studiare in Italia soprattutto per la moda, questo è molto diffuso in Tunisia, e anche per le scuole di art, quindi, ma questo sicuramente è necessario di essere facilitato dal governo italiano, perché c'è sempre dei problemi di visti da ottenere, okay? Quindi sicuramente che c'è una incidenza di questi flussi di immigrazione che fanno un po' rendono un po' difficili le cose, ma sicuramente c'è bisogno di un aiuto dal governo italiano per questa Tunisia, che adesso ha iniziato un nuovo periodo dove c'è da aiutarla per arrivare alla vera democrazia nei più brevi tempi. Beh, cogliamo questo messaggio, io credo che sia anche un messaggio dato alla Sardegna e anche all'Unione Europea, insomma, che dovrebbe aiutare la Tunisia in questo suo sforzo notevole di democratizzazione. Sicuro, e posso dirvi qualcosa: che il tunisino vuole lavorare nel suo paese, ha bisogno di non cerca necessariamente di abbandonare il suo paese per andare via, ma c'è bisogno di avere un quadro di vita, un lavoro per lui, per la sua famiglia, e questo sarà facile per la Tunisia, perché è un piccolo paese, 10 milioni di abitanti solamente, e c'è stato l'educazione, un grande programma di educazione iniziato dal tempo di Bourguiba e ha continuato anche sotto Ben Ali, e questo è un punto positivo per i giovani tunisini che sono educati, sono scolarizzati,
e rimane solamente da avere più lavoro per questi giovani e sicuramente i rapporti con l'Italia daranno dei risultati in questo senso per migliorare l'occupazione. Bene, sì. Chiudiamo questa nota di ottimismo, grazie. Grazie mille.